Allora, eccoci collegati dalla piscina Paolo Calderella di Siracusa per la partita clou del campionato di Serie A2 Girone Sud tra Ortigia Siracusa, che ovviamente giocherà in calottina bianca, e la SNCN, la Civitavecchia, in calottina blu. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Leo Ceccarelli di Firenze e Massimiliano Ruscica di Milano. Si gioca all'aperto la piscina Paolo Calderella, il tempo è incertissimo, con qualche folata di vento e poco sole che adesso è andato totalmente via. Le formazioni sono quelle confermate nella squadra Civitavecchiese, che vedete inquadrata, pronti per la partenza della prima palla al centro: Viscola, Simeoni, Iula, Chiarelli, Zanetti, Pimpinelli, Castello, Paglio, Romiti, Foschi, Checchini, Muneroni, Andrea e Muneroni, Gianluca. Recuperato anche lui nonostante l'infortunio, c'è Ivan Zanetti, che sta in pieno attacco di influenza intestinale, è comunque in acqua. Vedremo poi il da farsi. La squadra avversaria gioca Danijovic, che è stata pagata la multa, e invece non gioca Daniele Lisi, che scotta la seconda giornata di squalifica per brutalità. La prima palla al centro è stata conquistata dall'Ortigia Siracusa, che va a manovrare con Puglisi. Adesso è il numero 3 Abela. Danilovic tocca il primo pallone, sul centro c'è il recupero difensivo di Daniele Simeoni, senza problemi la palla a Giordano Viscola, e adesso andiamo a impostare con Castello la prima azione di attacco per il Civitavecchia. Ancora Andrea Castello con la palla in mano, Andrea Muneroni, dentro è andato Loris Foschi, Simeoni, Zanetic, 7 secondi per giocare questa palla, ancora 5, si prova a girare, tocca il pallone Patricelli, quindi primo tiro nello specchio della porta per Ivan Zanetic, prima deviazione per l'ex di turno, il capitano siracusano Gianluca Patricelli. Rimessa ai 2 metri, quindi 30 secondi ancora per il Civitavecchia, con la palla in mano, in tutti in attacco. Foschi prova Zanetic a mettersi in posizione al centro, è marcato da Danilovic, 17 secondi e possesso palla Simeone, arriva la palla dentro per Zanetic, c'è tre giocatori del Siracusa su di lui, la palla torna indietro a Patricelli, sarà importantissimo capire l'inizio di questa gara, perché è importante come va a iniziare la formazione Civitavecchiese. Recuperiamo il pallone con Simeoni, due recuperi difensivi per lui. Viscola, pallone adesso a Simeoni, palla arriva per Zanetic, ma nessuno se ne accorge, poi va Foschi a recuperare la posizione. Siamo ancora in fase di attacco. Checchini, prova Checchini, può tirare, prova la palombella, viene deviato il pallone da Patricelli, poi lo stesso Patricelli lo recupera e ritorniamo quindi sullo 0-0, quando siamo già a 5:51 dal termine del primo tempo. Pallone su Andrea Muderoni, c'è il fallo semplice su Di Luciano e poi il fallo in attacco del Siracusa, quindi palla ritorna a Viscola, pronto Andrea Muderoni, che può andare subito in posizione 5, può scendere anche Muderoni, si è spostato Zanetti, può andare solo Andrea Muderoni, Muderoni contro Patricelli e la rete del Civitavecchia. Siamo quindi a 5:22, Andrea Muderoni porta in vantaggio il Civitavecchia, 0 Ortigia, 1 Civitavecchia qui a Siracusa, la piscina Paolo Cardarella, un sovrannumero sulla posizione 1 sulla rimessa, c'è un cambio, entra Iula, esce Simeoni, entra Gianluca Muderoni e esce Castello. Queste sono le decisioni di coach Pagliarini. Siamo sull'1-0, diciamo importantissimo è l'inizio di questa gara e poi quello che succederà nel terzo tempo, che è sempre quello decisivo. Ma qui è importante l'approccio iniziale sia della squadra, sia degli avversari, sia degli arbitri. Ovviamente Siracusa viene da due sconfitte consecutive, sono anni
a memoria, che noi non ci ricordiamo una doppia sconfitta consecutiva. Attenzione, adesso va fuori subito il nostro giocatore, va fuori Zanetic, c'è l'uomo in più, il tiro e la rete del Siracusa. Segna per l'Ortigia il numero 3, Abela Martino. È Abela che ha segnato in superiorità numerica subito al primo tocco, fuori Zanetic, e quindi non abbiamo scavato e immediatamente Abela, numero 3 del Siracusa, è riuscito a portare i suoi in pareggio. Siamo a 5 minuti esatti dal termine. Attenzione, c'è ancora un cambio, dovrebbe essere Romiti a entrare. Vediamo. Vediamo, si gioca all'aperto, per cui i cambi sono tutti in acqua, la panchina è tutta in acqua. E quindi c'è un po' di tempo per arrivare, non c'è il tuffo, ma c'è il giocatore che viene da Bordeaux Vasca e raggiunge la posizione. Adesso siamo in attacco con Chiarelli. Zanetic, sulla sua espulsione ci è costata il gol al primo tocco, su di lui c'è Danilovic, Chiarelli, Petro ci ha preso per il collo Davide Romiti, sul fischio ancora Gianluca Muderoni, prova ad andare via, attenzione che può andare via, finisce il tempo e quindi vanno, buttiamo via il pallone, ma deve essere recuperata la posizione su Di Luciano, che vedete in posizione 5, va a scalare adesso Checchini, abbiamo recuperato la posizione, ancora sul centrale e poi Zanetic in recupero difensivo, possiamo andare via dall'altra parte, è un po' lenta la rimessa in gioco, ma ormai sono tutti coperti, adesso Gianluca Muderoni riceve il pallone sotto la nostra postazione. Gianluca Muderoni con la palla in mano, dentro si va a posizionare Romiti, ora Romiti e Puglisi, attenzione che dovremmo dare l'espulsione a favore, fuori Puglisi, siamo con l'uomo in più, Chiarelli, pallone adesso a Checchini, Gianluca Muderoni, è già 10 secondi passati per la superiorità numerica, tocco volante, la palla non riesce, il tocco di Checchini sotto porta, ma debole, e quindi perdiamo l'uomo in più. Puglisi, ecco che arriva il pallone dentro, la palla è troppo lunga, la recupera direttamente Visciola, c'è il soprannumero con Zanetic, ma non riusciamo a dagli il pallone, lo vanno già a inseguire in tre, il pallone che arriva a Gianluca Muderoni, quindi perdiamo l'effetto sorpresa, ma andiamo ancora in avanti, Romiti, 2-3 finte, ancora Romiti, c'è la palla a Checchini, Checchini che solo alla rete di Leonardo Checchini, 2-1 Civitavecchia, a 3:25 dal termine. Civitavecchia 2, Ortigia 1. 2-1 per il Civitavecchia, reagiamo bene alla prima inferiorità numerica che è costata il gol. Ora dei cambi da una parte e da un'altra, vediamo che rientra il capitano per noi e entra anche Quaglio. Fuori Checchini e Chiarelli, credo, così è infatti. Vedete che stanno prendendo posizione alle spalle della porta difesa Giordano Visciola, il tempo ovviamente è fermo. E va a riprendere in questo momento il numero 11 Vinci, che va a impostare il gioco su Puglisi, su Puglisi è andato Foschi, si arrabbia coach Gino Leone dell'Ortigia, che Puglisi rimane con la palla in mano, poi c'è Quaglio che ha fermato fallosamente Di Luciano, che è il tiratore della squadra avversaria, ancora prova il tiro, la palla che rimane lì, il tiro ci ha provato Danilovic, attenzione che c'è il controfallo, controfallo visto dall'arbitro Ruscica, fischiato a Zanetic che si era liberato, Danilovic, quindi perdiamo pallone e soprattutto non recuperiamo bene le posizioni, ecco adesso abbiamo riscalato, attenzione che c'è Abela su Gianluca Muderoni, poi ancora il pallone sotto porta, palla sul palo e la va a recuperare Visciola, pericolo per il Civitavecchia. Comunque un nulla di fatto, rimaniamo sul 2-1, Gianluca Muderoni corre in posizione 1 e solo, può provare ad affondare, ecco che ci va contro Vinci. Ancora Gianluca Muderoni, ormai è chiuso, deve ritornare, pallone al centro, la schiacciata di
Davide Romiti, a mo' di pallavolista, butta dentro il 3-1 per il Civitavecchia. Siamo a 2-0-9 dal termine. 3-1 Civitavecchia. Gianluca Modoroni ha provato a fintare di entrare dentro lui da posizione 1, poi è stato chiuso e raddoppiato da Vinci, ha dato una palla solo da spingere in rete per Romiti, che ha esagerato anche nella schiacciata. Ancora il gioco è fermo, ci sono ancora dei cambi, c'è Andrea Modoroni, si riprende intanto il gioco. Ancora Vinci, va a impostare, su di lui è andato Zanetic, cioè scusate Pimpinelli, poi Andrea Modoroni, poi il gol in girata del numero 3 a Bela. Il numero 3 Martino Bela, Ortigia 2. Bela porta 2 le reti del Siracusa, una bella beduina, semi beduina su Andrea Modoroni che era rimasto scavalcato e quindi torna a una sola rete di vantaggio il Civitavecchia, 1.52, 2-3 è il punteggio, anche se ovviamente è un punteggio positivo, partita lunghissima, ma comunque Civitavecchia sta dimostrando di tenere botta, di fare lui la partita in questo primo frangente sul campo di una diretta concorrente Siracusa per i playoff e per la Serie 1, ma soprattutto una squadra che viene da due sconfitte consecutive, quindi non può permettersi a ulteriore distrazione, quindi abbiamo visto scene di pre-gara abbastanza importanti con tutti che si vanno a incitare. Simeoni arriva al pallone dentro, viene affondato Quaglio, c'è l'espulsione del giocatore, poi il tiro da fuori, ancora Quaglio trattenuto, Quaglio con la palla in mano, ancora Quaglio, rigore. C'è il rigore, al terzo tentativo era già rigore sull'espulsione del giocatore che ha toccato palla, comunque diciamo che tre tentativi per avere una penalità a favore, è arrivata la più grande, cioè il rigore con Quaglio trattenuto vistosamente per la mano. Quindi subito Foschi a 1.17 ha l'opportunità di segnare il quarto gol per il Civitavecchia. Foschi contro Patricelli, il tiro e il gol di Lollo Foschi, siamo sul 4-2 a 1.16 dal termine. Ortigia 2, Civitavecchia 4. Siamo nel primo tempo tra Ortigia, Siracusa e Civitavecchia. Forza! Loris, cavali qua, Loris, segretario! Questa volta non dirà! Foschi, Romiti, Andrea Modoroni e Checchini, questi sono i gol. Civitavecchia. Prende il gioco, ecco, ancora il pallone rubato, bene da Andrea Modoroni, affondato Modoroni, ancora Modoroni riesce a recuperare il pallone, c'è il sovrannumero dall'altra parte, se si ferma dalla palla a 5 siamo soli, ancora Modoroni viene fermato, la palla può arrivare a Foschi che è solo e c'è l'espulsione, l'espulsione a favore di Vinci, ancora Modoroni, siamo in sovrannumero, Foschi, ci hanno tolto il... deve entrare Modoroni, ancora Foschi con la palla in mano, siamo con l'uomo in più, il pallone a Zanetic, però andiamo a giocare manovrati, ecco che arriva anche Simeoni, abbiamo perso l'attimo giusto per il più 3, ancora Simeoni, prova il tiro alla rete, Daniele Simeoni dalla sua posizione, siamo sul 5-2 a 32 secondi dal termine. 2 Ortigia, 5 Civitavecchia. Palla persa banalmente dalla Siracusa. È responsabile anche per loro. 30 secondi. Sono 30 secondi al termine. Richiamo ufficiale alla panchina rosso celeste all'arbitro Ceccarelli. 12-0. Gioco è fermo, siamo sul 5-2, mancano 30 secondi, in pratica questa azione bisogna ovviamente resistere in qualunque modo per andare col triplo vantaggio al primo riposo. Attacca alto Quaglio, alziamo la difesa, cerchiamo gli anticipi. Adesso c'è Abela, c'è Di Luciano in possesso palla, Zanetic, il fallo semplice sull'avversario, prova il tiro volante, fallo, stecca sul palo. La palla va fuori e c'è il time out chiesto da Marco Pagliarini,
Adesso vedete inquadrato sotto la nostra postazione, quindi time out di Coach Pagliarini. Quindi assisteremo a questa sospensione sotto la nostra postazione del Civitavecchia. Ricordiamo qui alla piscina Paolo Calderella per la palla a nuoto a due maschile. Siamo sul 5-2 per il Civitavecchia. 10 secondi al termine, siamo nell'ultima azione probabilmente. 10 secondi al termine, bisogna tenere palle e poi provare un tiro o al limite guadagnare un'espulsione da permettere recuperare poi con l'inizio della palla al centro finale. 10 secondi al termine, 5 Civitavecchia, 2 Ortigia Siracusa. Ovviamente tutti schierati in avanti, ancora Siracusa non ha chiamato il time out, quindi in caso di cambio palla assisteremo al nuovo capovolgimento di fronte con l'altro time out chiesto da Gino Leone. Due errori difensivi del Siracusa sono costati un rigore e una rete. Per nostra fortuna ancora Zanetic, c'è cioè Danilovic su due, ancora Danilovic, Danilovic su Zanetic, attenzione c'è l'espulsione, guadagniamo l'espulsione, Zanetic, e viene fermato il gioco, non sappiamo se è time out o è finito il tempo, dovrebbe essere time out. No, è finito il tempo, è finito il tempo, qui si viaggia così alla... E quindi finisce il primo tempo, 5-2 per Civitavecchia, la ripresa del gioco, se guadagniamo palla ci avremo l'uomo in più.